può alzare ancora una volta le braccia al cielo. Sul traguardo di via Petrarca ad Arezzo, il Giro della Toscana è nuovamente di Mattia Gavazzi. Lo aveva già conquistato nel 2008 e adesso è arrivato il bis con uno straordinario sprint che lo ha visto superare il russo Ivan Rovni e un certo Taylor Finney. Un risultato che fa ben sperare in vista della partenza del Giro d'Italia sabato prossimo. Credo che insomma sia il risultato migliore per partire sabato al Giro tranquilli. Io sono partito subito forte quest'anno, bene, ho vinto in Argentina. E poi è mancato un po' il risultato, secondo la coppia Bartali, dove avrei potuto anche vincere, però va bene così. In questi due mesi ho lavorato molto, ho lavorato duro per riuscire ad arrivare in buona condizione al Giro d'Italia. Credo che oggi sia, era un ottimo banco di prova e lo è stato, insomma. Credo che insomma, adesso posso veramente essere tranquillo, so di aver lavorato bene e al di là poi di come sarà, come andrà il mio giro, ci arrivo nella migliore condizione e con tanta tranquillità. Al settimo cielo anche il team manager dell'Androni Giocattoli, Gianni Savio, che subito dopo l'arrivo è corso verso il suo corridore per abbracciarlo e congratularsi per la prestazione di giornata. Gianni Savio, oggi è una grande soddisfazione qui al Giro della Toscana con il proprio corridore primo sul traguardo. Sì, una grande soddisfazione, complimenti a Mattia Gavazzi, complimenti a tutta la squadra. I ragazzi hanno corso benissimo, hanno portato Mattia proprio nell'ultimo strappo, nelle prime posizioni, hanno chiuso sulla fuga, una bella vittoria. Non era una gara semplice con questa salita sul finale? Assolutamente, una gara complicata, una gara entusiasmante, anche durante l'arco della corsa siamo stati protagonisti, quindi credo che abbiamo meritato questo successo.